Salve a tutti ragazzi, eccoci ad un nuovo video su Meet della GT. È uscito il terzo Black Saint e stiamo parlando di Black Genius. Come sempre potete vedere che la confezione ha due blister separati, come sempre il personaggio da una parte e i pezzi dell'armatura dall'altra. In questo caso hanno addirittura riciclato la scatola di Phoenix, ma andiamo a vedere il contenuto e vediamo come è fatto questo cigno nero. Allora, dal solito, dal primo blister esce il personaggio nascosto più i capelli e le gambe da aggiungere, e vedo che ci sono già si vedono già i volti che sono qui. Poi vabbè, li vediamo meglio, mentre invece nel secondo blister vediamo che ci sono i pezzi dell'armatura, la capigliatura che va con l'elmo già montato e le mani, e quindi andiamo un pochettino, liberiamolo e vediamo che cosa c'è. Allora ragazzi, dopo aver fatto una panoramica sui volti, sulle mani e quant'altro, possiamo iniziare a montare. Come sempre io inizierò dal bracciale, scelgo la mano da inserire e poi ci metto il copribraccio. Ovviamente dall'altra parte la stessa cosa, cioè veramente diciamo sempre poi le stesse cose, viene anche un po' a noia. Inserite le placchette coprimano, come sempre vi consiglio sempre di questa qua di metterla prima di metterla con lo scudo. Andiamo e poi si stringe. Ovviamente dall'altra parte è sempre la stessa cosa. Allora abbiamo inserito i gambali e le ginocchiere, ovviamente tale identico e preciso a come si faceva con yoga. Quindi ragazzi, io andrò veloce, adesso lo monto direttamente, perché se, per qualsiasi altra dubbio sul montaggio basta vedere la recensione di yoga. Quindi mi sembra anche inutile continuare, altrimenti, giusto per fare vedere, il gonnello si alza da sopra, si allarga e si inserisce, identico e preciso proprio a yoga della GT, quindi recuperate al limite il video. Ragazzi, e questo allora è cigno nero montato. Niente di trascendentale nel montaggio. Questo piede qui è uscito proprio duro, duro, duro. Ho avuto un po' di problemi per metterli in posa. Poi
Non si vede perché proprio dove ho messo il ciuffetto dei capelli è saltato un pezzo di vernice. Non so se era proprio dall'inizio oppure quando l'ho montato, ma non mi sembra che quando l'ho montato, cioè quando l'ho preso in mano per agganciarlo, già era saltato. Quindi, e niente, così non si vede. Nel complesso il MIT non è male, niente di eccezionale. Potevano fare qualche volto un pochettino più, non lo so. È vero che nell'anime appare in varie puntate sempre diverso, quindi un volto vero e proprio non lo conosciamo. Però qualcosa di più cattivo me lo aspettavo. Probabilmente l'unica faccia un po' più cattiva era questa qui. Però non so fino a che punto mi sarebbe piaciuto poi dopo a lungo tenerlo così. Quindi ho preferito lasciarlo in questa posa. Alla fine, sinceramente, esteticamente non è male, quindi non, niente da dire, però ho trovato il corpo un pochettino ancora peggiorati come qualità. Si vede che la GT non sta più lavorando come al tempo dei V3. La tonalità del nero credo che sia ancora diversa da quelle di Dragone e di Pegasus. A questo punto adesso lo vado a mettere in vetrina e possiamo vedere. Quindi io credo che il prossimo sarà Shun a questo punto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci sentiamo appresso per altre novità. Non so cosa mi deve arrivare a breve, non lo so sinceramente, credo che Alcor in Italia dovrebbe arrivare prima o poi, quindi a presto, a sentirci sul canale. Ciao!